Benvenuti, benvenuti a Ponte di Comando, la trasmissione del Far Online, le interviste del Far Online. Oggi avremo come ospite Angelo Magliozzi, che è vice sindaco di Gaeta, ma soprattutto una serie di deleghe assessorili che in questo momento storico sono fondamentali. Parliamo del turismo, parliamo di finanziamenti europei, parliamo di marketing territoriale. Parliamo anche di lavori pubblici, cioè parliamo di tutto quell'apparato che servirà assolutamente per ripartire dopo il problema che stiamo vivendo del Covid-19. Con me in trasmissione abbiamo il nostro direttore editoriale Vincenzo Taurino, che saluto. Ciao Angelo, ciao direttore, eccoci. Allora, prima di invitare l'assessore, vice sindaco Magliozzi, io direi di fare un po' il punto della situazione di questo nostro periodo storico. Ti lascerei la parola per fare un po' un quadro dal quale partire per poi approfondire con il nostro ospite. Prego. Grazie, una riflessione da fare insieme. La parola d'ordine di questi giorni sembra essere: prepariamoci alla seconda fase. Dal 4 maggio avremo una nuova fase, un altro nemico da affrontare, ma questa volta lo conosciamo bene, è la povertà economica. Il mondo della produzione e del lavoro sono in ginocchio. Molti non sanno se riusciranno a far ripartire la loro azienda o a rialzare la serranda della propria attività. Molti non sanno se ritroveranno il loro posto di lavoro e il loro stipendio. C'è chi si arrangiava e viveva inventandosi il lavoro giorno dopo giorno. E adesso non sa se potrà ancora raccimolare quei pochi euro per far sopravvivere la propria famiglia. C'è chi aveva un lavoro ed era in nero, e adesso il nero ha davanti solo il suo presente. Questa volta non c'è bisogno che nessuno ci racconti e ci insegni niente. Conosciamo bene le conseguenze della povertà e la paura che questa seconda fase sarà ancora più difficile della prima. E certamente non basteranno gli hashtag "andrà tutto bene" per darci la forza di cantare dalle finestre. Questa volta la politica deve fare la sua parte, a tutti i livelli, e in modo concreto e immediato. Questa volta la politica non può fuggire dai propri compiti e dalle proprie responsabilità, definire solo le linee guida e aspettare che le decisioni arrivino da una commissione di esperti. Oggi più che mai è richiesta la capacità e la competenza per fare delle scelte e prendere delle decisioni, nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini, iniziato da quegli ultimi che già stanno scivolando nel baratro della povertà e della disperazione. Papa Francesco in questi giorni ci parla di una nuova pandemia e di un altro virus in arrivo, ben peggiore del Covid-19, che è l'egoismo. Si trasmette, ha detto il Papa, a partire dall'idea che la vita è migliore se va meglio a me, che tutto andrà bene se andrà bene a me. Non è vero. E non è vero che siamo tutti sulla stessa barca. C'è chi è già in mare senza salvagente, chi su un canotto in balia della sorte, chi su una barca al sicuro, chi su uno yacht di lusso e guarda tutto da lontano come se vedesse un film. La politica del Parlamento e del Governo avrà un ruolo di grande responsabilità nel far uscire il Paese da questa tragedia. Ma chi ha e avrà il compito più difficile è la politica locale, gli amministratori più vicini ai cittadini, che ogni giorno si ritrovano ad affrontare la disperazione delle nuove forme di povertà, l'impotenza dei propri servizi sociali, la disperazione delle nuove forme e l'agonia dei propri imprenditori, le casse vuote del proprio comune. E allora, come ne usciamo? Grazie. Allora, bene Vincenzo, è un panorama molto chiaro di quali sono le criticità del momento, un panorama che coinvolge ovviamente gli amministratori locali, perché al di là delle disposizioni governative poi sono loro ad avere a che fare con i problemi dei cittadini, sono loro ad avere a che fare con i piccoli commercianti, sono loro comunque, come si dice, l'interfaccia di prossimità, quella che si prende forse più sputi che applausi, perché quando le cose vanno bene è il capo nazionale che le fa andare bene, quando le cose vanno male è l'amministratore locale che è incapace. Intanto saluto anche Giada Nocella, la nostra corrispondente della zona di Formia e Gaeta, che ci aiuterà in questa diretta con il vice sindaco Magliozzi, ma è arrivato il momento di far intervenire lui. Allora, ci sei Angelo? So che sei in collegamento con noi. Eccoci. Ci Allora, sono, ci intanto sono. Grazie grazie di aver partecipato a questa diretta. a voi per l'invito.
Ricordiamo che sei disponibile a rispondere alle domande dei cittadini, quindi man mano che la trasmissione va avanti e durerà circa un'oretta, se avete domande da fare, sicuramente possiamo proporle al nostro vice sindaco. Allora, innanzitutto parola a te, la responsabilità della politica locale, che è l'ultima appiglio, no, del discorso che ha fatto Vincenzo, rispetto ai problemi reali. Quanto vi fa paura? Quanto vi impegna? Quanto è motivo di non dormita la notte questa responsabilità sulla rinascita? Direttore, purtroppo tanta. Io in realtà volevo dirti innanzitutto che ho ascoltato l'editoriale che ha letto Vincenzo e purtroppo è tutto drammaticamente vero, tutto quello che ha detto dalla prima all'ultima parola, finendo poi appunto con le responsabilità che abbiamo noi come amministratori locali. Prego, prego. Sì. Con le responsabilità sì, che abbiamo noi amministratori locali, che sono veramente enormi, perché noi si sente l'audio? Si sente, si sente. C'è un po' di ritorno, c'è stato un attimo di problema, però si sente bene, vai, le responsabilità di voi amministratori. Che abbiamo noi, perché ovviamente il governo fa i suoi proclami, però poi i cittadini, e qui al comune, che vengono e vogliono risposte da noi amministratori locali, dal sindaco, da noi assessori, e vengono qui in ufficio perché chiaramente hanno bisogno di risposte certe, che il più delle volte purtroppo noi non riusciamo a dare, perché siamo noi stessi che le attendiamo da loro, dal governo, e quindi è tutta una situazione abbastanza complessa. Io mi rendo conto delle difficoltà loro, e noi tutti ci rendiamo conto e cerchiamo, abbiamo cercato fin dal primo momento di questa emergenza di metterci a servizio. Ad esempio, io, che come tu direttore giustamente prima hai detto, le mie deleghe sono diverse. Io in questi ultimi due mesi ho fatto tutto tranne chiaramente che l'assessore ai lavori pubblici, perché i cantieri sono chiusi. Ho cercato di dare una mano all'amministrazione, tutte le iniziative che abbiamo messo in atto, dalla consegna delle mascherine alla consegna dei libri per i bambini a scuola. Allora, queste due iniziative, la consegna delle mascherine, che era pure fatta in parte in maniera artigianale, quindi con il contributo della cittadinanza, dei libri, ce ne vuoi parlare? Parliamo un pochino di quello che è stato, per poi parlare molto di quello che sarà, però intanto queste due cose, spiegacele meglio, come è venuta l'idea? Allora, questa delle mascherine è stata una delle prime iniziative che abbiamo messo in campo, e attraverso una sartoria che chiaramente l'ha fatta a scopo benefico e totalmente gratuito, dove ci sono dei sarti delle locali di Gaeta, ma non solo di Gaeta, e hanno prodotto, insomma, sentite? Sì. Sentite? Sentiamo bene. Okay. Vai. Hanno prodotto queste, sono state prodotte appunto, ecco, come vedete nelle immagini, queste mascherine, che noi attraverso una mail dedicata, dove veniva fatta richiesta, siamo riusciti a consegnare attraverso una rete di volontari in bicicletta, che chiamavano su appuntamento e consegnavano a domicilio queste mascherine. È stata, diciamo, una delle prime iniziative, un'iniziativa che ovviamente ha avuto un grandissimo successo, perché quella che fino a prima della crisi era un qualcosa che si trovava agevolmente in qualunque farmacia, e sono diventati introvabili negli ultimi periodi, e quelle che si trovano hanno anche dei costi elevati. Quindi noi abbiamo cercato di distribuirle a tutta la popolazione, quasi tutta la popolazione ovviamente di Gaeta, e siamo riusciti nella nostra missione. Abbiamo consegnato circa 10.000 mascherine in brevissimo tempo, alla media di tra le 500 e le 700 ogni giorno. Senti, invece i libri per bambini, scusami, questa attenzione particolare all'infanzia, che magari è un po' dimenticata, invece voi, ecco, avete pensato anche a questo. Questa com'è nata e che cos'è in realtà? Un po' di colore nella vita dei bambini. Sì, è nata per due ordini di motivi. Il primo, perché chi ha figli piccoli a casa
sempre più complicato averli per tutto questo periodo di tempo e non farli uscire. È una violenza che si fa a questi poveri bambini, ma purtroppo è necessaria. E tutti quanti sappiamo che, come molto spesso accade, per poterli intrattenere, oggigiorno basta gli si dà il telefonino in mano, un tablet o una PlayStation o qualcosa, e i bambini finiscono di passare tantissimo tempo ai videogiochi. E, al contempo, le librerie fino a qualche giorno fa erano chiuse, e quindi i libri da colorare, i libri da disegno da colorare erano diventati un materiale introvabile, era impossibile trovarli. E tant'è vero che, come abbiamo lanciato la prima fase di questa iniziativa, che era dedicata ai bimbi più piccoli dai 3 ai 5 anni, poi abbiamo fatto anche quella dai 6 fino agli 8 anni, ha avuto un successo enorme. E io sono rimasto anche colpito perché, al di là della mail che ci arrivava per la richiesta del libro, ricevevamo dei messaggi bellissimi di ringraziamento, perché lì per lì non ce ne avevamo resi conto neanche noi di quanto poteva essere prezioso in quel momento portare un libro da colorare a un bambino, il gesto di regalare questo libro ai bambini. E abbiamo istituito appunto una mail per fare queste richieste, e io ho conservato ancora oggi un sacco di messaggi bellissimi che i genitori ci mandavano e ci ringraziavano per questa iniziativa. Quindi anche questo piccolissimo gesto, che è un libro per colorare, che magari in un altro periodo qualunque sarebbe stato, oddio, non so manco se l'avrebbero mai richiesto, è stata una cosa molto molto apprezzata e gradita dai nostri piccoli concittadini e dai loro genitori. Senti, i genitori sono adesso sì. Il fulcro però del futuro. I genitori sono gli artigiani, i genitori sono i piccoli imprenditori, che si vede, sono i ristoratori, sono i negozianti, insomma tutte categorie che fino a 3 mesi fa pensavamo essere privilegiate, no? In qualche modo benestanti, le vedevamo forse meglio del dipendente pubblico, perché avevano una maggiore libertà, forse addirittura entrate, o così si supponeva, maggiori. Oggi invece è quella categoria che soffre di più, perché è stata ferma, ma perché anche il futuro non è chiaro come sarà. Ecco, ci sono degli asset sui quali voi vi state già muovendo, pensando a quali possono essere le criticità maggiori della vostra zona, che si fonda fondamentalmente sul turismo? Sul turismo, sì, certo. La nostra zona vive per la maggior parte di turismo. È chiaro che tutto ciò che noi stiamo pensando e stiamo mettendo in campo in questi giorni, in quest'ultima settimana, sono delle ipotesi, sono delle possibili soluzioni a quelli che sono i problemi. Ovviamente dobbiamo sempre aspettare quelle che saranno le linee guida del governo, e che speriamo che arrivino il più presto possibile, in modo tale da poi da definire quelle che saranno poi le azioni concrete. Ovviamente noi ci stiamo anticipando un po' come abbiamo fatto fin dall'inizio dell'emergenza. Noi fin dall'inizio abbiamo anticipato con una serie di ordinanze tutto ciò che sono stati i provvedimenti governativi. Abbiamo chiuso per primi le spiagge, abbiamo chiuso per primi i parchi, abbiamo limitato tantissimo la circolazione, e siamo, diciamo, riusciti nel nostro intento, che era quello di preservare la salute dei nostri cittadini. E noi adesso stiamo agendo allo stesso modo, sappiamo a breve inizierà questa fase 2 e quindi stiamo iniziando a pensare quali sono i possibili risvolti e quali sono le possibili soluzioni che noi dobbiamo assolutamente dare agli imprenditori del nostro paese. Vincenzo. Osso, certo. Sente l'audio? Ecco. Si sente sì, tutto. Sì, sì. Parlavamo di questa nuova trasformazione, questi nuovi. Io vorrei chiederti come è cambiata la domanda sociale. Non ho capito una cosa. Parlavamo della trasformazione. Parlavamo di questa trasformazione sociale, di questi nuovi rischi. Ti vorrei chiedere come è cambiata la domanda sociale e soprattutto com'è la situazione delle casse del comune, perché anche voi state mettendo a disposizione, e come le aziende ricevete pagamenti, o siete in ritardo, o insomma avete delle difficoltà. Quindi le casse del comune sono pronte a rispondere a questa nuova ondata di richieste?
Come ti dicevo prima, il cittadino ha come primo impatto il comune, vuole la risposta dal sindaco e dall'amministrazione, ma questo non sempre può accadere. Noi abbiamo fatto una manovra, credo, importantissima, se si pensa che siamo un comune di appena 20.000 abitanti. Abbiamo fatto una manovra di circa 800.000 euro, di cui 200.000 venivano da trasferimenti della regione, ma gli altri 600.000 euro sono fondi comunali, ed è una manovra per quanto riguarda il welfare, tutto ciò che è sostegno alle famiglie, buoni spesa, buoni per l'acquisto di medicinali, aiuti per le famiglie che hanno malati oncologici all'interno della proprietà del nucleo abitativo, e insomma tutta un'altra serie di attività, di interventi per il welfare. Ovviamente, se mi chiedete se le casse del comune in questo momento come sono, è chiaro che il comune, uno molte volte non ci pensa, ma il comune è come se fosse una piccola azienda. Il comune ha delle entrate che derivano ad esempio dai parcheggi, ha delle entrate che derivano dalla tassa di soggiorno o dall'autovelox o dalle multe oppure dai tributi comunali, e sono tutte entrate che ad oggi sono completamente azzerate, perché abbiamo sospeso inizialmente il pagamento dei parcheggi, l'abbiamo sospeso immediatamente, abbiamo sospeso ovviamente la tassa di soggiorno, abbiamo rinviato tutti i pagamenti, tutte le imposte comunali, e sono state rinviate al 1° di luglio, quindi IMU, Tari e tutte le altre imposte comunali. Anche perdonami, assessore, perdonami se ti interrompo, però vedendola dal punto di vista di un cittadino, cioè di un piccolo imprenditore, rinviare a luglio è comunque una cosa meritoria, ma se io a marzo, aprile, maggio non ho lavorato, come pago a luglio? Verissimo, verissimo, questo è un problema reale. Però, come stavo finendo di fare il discorso, perché altrimenti non è prego, chiaro, prego. Ma il comune ha comunque sia bisogno di entrate, perché altrimenti non può far fronte a una cosa banalissima, come paghiamo tutti quanti noi la bolletta della luce. Il comune paga la bolletta per tenere accesa l'illuminazione pubblica, questa è una banalità, però per far capire il problema. Noi adesso è allo studio, il sindaco sta vedendo come fare, come reperire i fondi per spostare ancora di più alcuni tributi, come potrebbe essere la Tari. È una manovra molto complessa da fare, non sappiamo se riusciremo a farla o meno. La cosa che posso dire è che in questa prima fase noi ci siamo assolutamente concentrati alle fasce più deboli, perché gli interventi che dicevo prima, i 600.000 euro che abbiamo messo noi come bilancio comunale, qualcuno mi ha detto, perché io poi chiaramente, visto il lavoro che faccio e le mie mansioni, io sono in diverse chat di WhatsApp, e quindi tanti imprenditori mi hanno detto: perché non avete pensato alla categoria e ci avete levato la Tari, per esempio. È stata una scelta politica, noi abbiamo deciso di intervenire in maniera primaria sulle fasce deboli, e quindi su tutte le fasce al di sotto dei 5.000 euro di ISE, con tutti questi aiuti. È stata una manovra voluta politicamente dall'intera maggioranza. Assessore, ti interrompo, perdonami, ma diamo un po' anche di dinamicità. Ti interrompo perché c'è una domanda. Buonasera, considerando l'altissimo costo del danno causato dal Covid, ma un comune può emettere obbligazioni comunali oppure una forma di finanziamento non consentita o troppo pericolosa? È una domanda un po' tecnica, però c'è questa possibilità? No. Io credo proprio di no, il comune non può emettere obbligazioni, possiamo emettere obbligazioni. Quindi muovete solamente nell'alveo che stavi dicendo tu prima, che è quello delle risorse, delle tasse, diciamo. Delle risorse comunali, esatto, esattamente. Delle risorse che provengono da tributi e da altri servizi comunali, esattamente. Che purtroppo sono a termini, sono completamente a zero. Ho capito. Io adesso darei la linea un attimo a Giada, se è con noi, per vedere se ha anche lei una domanda nei confronti dell'assessore. Ciao Giada, buonasera. Buongiorno assessore. In realtà io, essendoci cresciuta a Gaeta e conoscendo persone del posto, mi è stato chiesto proprio, cioè mi è stato detto in realtà, se non ci ucciderà il coronavirus saranno le serrande abbassate a farlo. Quindi che cosa si sente di rispondere a queste persone che sono arrivate a questo limite, a questa disperazione qui? Perché rimandare, come diceva il direttore, rimandare a luglio le tasse è una soluzione, insomma, è una soluzione tampone. Qui parliamo di persone che devono pagare l'affitto per i locali
che per le attività commerciali che hanno, che devono pagare la Tari, tutte le altre tasse, che devono comunque dare un servizio oppure pagare per un servizio che non stanno effettuando, prima tra tutti la raccolta differenziata. Allora, sì, come possiamo orientarci in questa giungla? Per quanto riguarda gli affitti, noi abbiamo previsto anche su questo degli aiuti, chiaramente sono però degli affitti di abitazioni e non di locali commerciali. Mentre per quanto riguarda la Tari, perché è una delle cose, uno degli argomenti che è stato più discusso in quest'ultimo periodo, con la Giunta abbiamo dato un incarico a uno studio di avvocati che stanno valutando la possibilità, voglio essere chiaro, la possibilità di rinegoziare il contratto con la ditta che gestisce il... È una cosa molto difficile, cioè non sarà semplice riuscire a spuntarla. Noi avevamo l'obbligo come amministrazione di provare perché è questa cosa che è denunciato già da io, chiaramente sono tante le persone che mi hanno fatto presente questa cosa, non solo a me, al sindaco, a tutta l'amministrazione. Quindi noi avevamo l'obbligo almeno di provarci. E ad oggi appunto questo studio di avvocati sta cercando di capire, di vedere se ci sono dei margini per poter rinegoziare il costo del servizio, proprio però, in virtù del fatto che il servizio in quest'ultimo periodo non viene svolto. Qualcosa però mi pare che voi già stavate pensando, per esempio la metratura del dehors, come si chiama, cioè dello spazio esterno ai locali, che normalmente ha dei parametri rispetto al volume del locale, ma stavate ripensando la cosa proprio per cercare di dare un po' di respiro. In che senso? Qual è la direzione che state prendendo? Allora, dunque, il motivo è essenzialmente uno, è che noi abbiamo una peculiarità che è quella del centro storico, del centro medievale, ma ci sono anche altre situazioni analoghe nel resto dell'Italia dove ci sono tanti piccoli locali. E questi piccoli locali, in vista delle nuove norme sul distanziamento sociale, si vedrebbero dimezzati nella migliore delle ipotesi, ma anche, non voglio dire azzerati, ma quasi il numero dei posti all'interno. Quindi vorremmo cercare di agevolarli il più possibile. Molti di questi locali hanno già dei dehors all'esterno dei loro locali. Noi abbiamo un regolamento comunale che prevede un'ampiezza massima pari al 50% del locale. Vorremmo cercare di estendere questa grandezza, chiaramente ove è possibile, perché non tutti i locali sarà possibile, ma ove è possibile vogliamo ampliare questa grandezza in modo tale da garantire, in modo tale che tutti i locali che fino all'estate scorsa avevano, non so, 20 tavoli, 30 tavoli all'esterno, potranno almeno mantenere il numero dei tavoli che avevano in precedenza. Senti, un'altra domanda che è arrivata, te la faccio vedere, te la mostro. Mi domandavo, ma come vi organizzerete quest'estate per accogliere i turisti? Sicuramente è una domanda non di un residente, ma di qualcuno che ama venire nelle vostre zone. Certo. E quindi si pone il problema di adesso quando arriverò, cosa troverò? Ecco, bella domanda. Allora, questa è bella domanda, sì. In realtà ci sono diverse ipotesi sulle quali stiamo lavorando, fermo restando che poi bisognerà comunque sia, come detto prima, sempre aspettare le disposizioni governative, perché in una prima fase, cioè nel primo periodo della cosiddetta fase 2, è molto probabile che non sarà consentito lo spostamento da regione a regione. Una volta che perché vedo che mi sentite? Sì, benissimo. Direttore? Ti sento, noi ci sentiamo bene. Dicevo, quindi bisognerà vedere questa cosa innanzitutto. Secondo luogo, noi stiamo studiando alcune possibili soluzioni per quanto riguarda proprio tutti gli arrivi da fuori, e quindi stiamo valutando, lo valuteremo proprio inizio settimana prossima, lunedì, un sistema di prenotazione anche per quanto riguarda gli arenili liberi, in modo tale da evitare il più possibile che si creano degli assembramenti al di fuori delle spiagge libere. In realtà avevamo anche ipotizzato una sorta di preinstallazione nelle spiagge libere, anche se questa ipotesi proprio ieri dalla Regione Lazio credo che sia stata, non sono tanto d'accordo in Regione Lazio di dare una deroga in tal senso, quindi probabilmente non si potrà fare.
noi pensiamo che sia una delle cose migliori per poter evitare chiaramente gli assembramenti. Parlo ovviamente delle zone libere, perché negli stabilimenti è un pochino più semplice l'organizzazione. E mentre per quanto riguarda proprio l'ingresso delle persone, ovviamente ci sarà un controllo puntuale. Noi in questo periodo mi approfitto per fare il mio ringraziamento alla nostra polizia locale, ma non solo, anche carabinieri, polizia e guardie di finanza, che hanno fatto un lavoro eccellente insieme all'assessore D'Argenzio. Abbiamo fatto noi anche dei voli con il drone, dei controlli puntuali, insomma siamo riusciti a tenere sott'occhio la situazione anche nei momenti peggiori. Quest'estate questi controlli verranno comunque sia ripetuti e amplificati, ovviamente, perché tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, i sacrifici soprattutto che abbiamo chiesto alla nostra popolazione e anche agli imprenditori, non vogliamo che siano, cioè non vogliamo perderli durante la stagione estiva, anzi vogliamo mantenerli. Assessore, abbiamo parlato di regione, no? La regione Lazio, so che esiste una cabina di regia fra la regione e i comuni, che è molto attiva, insomma questi sono momenti in cui queste cose devono funzionare. Quali sono i rapporti e soprattutto quali sono, secondo lei, il valore dei provvedimenti che la regione sta adottando, la ricaduta sui comuni e quali risorse sono arrivate dallo Stato? Sì, la cabina di regia in realtà, allora faccio una piccola premessa, e questo non vuole essere assolutamente una polemica nei confronti della regione né tantomeno del governo. Noi tutti sappiamo che esiste un organo nazionale che si chiama ENIT, che secondo me dovrebbe funzionare meglio, però lo Stato dovrebbe puntarci un pochino di più, dovrebbe dargli qualche contributo in più per farlo funzionare meglio, perché poi sappiamo anche che per alcune materie, come ad esempio il turismo, è la regione che è delegata. Questo se sia un bene o se sia un male non lo so, ci sono anche altre materie come la sanità, in questo momento è molto dibattuta questa cosa, se sia un bene o se sia un male che le regioni abbiano questa autonomia. Per quanto riguarda il turismo, proprio ieri c'è stata una riunione con l'assessore regionale in videoconferenza, ovviamente con tutte le sigle sindacali, io parlo per quanto riguarda il mondo balneare. È stata una riunione lunghissima, quasi 4 ore di videoconferenza, sono intervenuti tutti i consiglieri regionali di tutti gli schieramenti politici, quindi senza esclusione di nessun partito e nessun colore politico, ed erano tutti più o meno concordi sulla stessa linea, e quindi che il comparto balneare è un comparto che importantissimo per la Regione Lazio, che deve ripartire con delle garanzie, prima da tutte che quella che diciamo anche noi come amministrazione è la sicurezza delle persone che verranno, perché la sicurezza deve essere prima dei nostri cittadini e poi anche di tutte le persone che verranno durante il periodo estivo. Per quanto riguarda i fondi che loro hanno a disposizione, la regione hanno detto chiaramente di avere dei fondi a disposizione per l'imprenditoria locali. Bisognerà capire adesso come verranno impegnati questi fondi, perché le proposte sono diverse, ci sono diverse proposte che sono state fatte dalle diverse sigle sindacali, quindi bisognerà capire quale di queste verrà accolta e in che senso si muoverà la regione. L'unico aspetto, diciamo, rassicurante è che ci hanno detto che hanno delle risorse a disposizione per il comparto del turismo della Regione Lazio. Questa è già una buona notizia, insomma. Assessore, tu conosci bene il sistema balneare. Come ti immagini che sia la spiaggia del prossimo futuro? Si è parlato di plexiglass e poi abbandonato, si è parlato di ombrelloni che in qualche maniera creano un ombrello anche di sicurezza, insomma le cose più avveniristiche, fantasiose e forse anche qualche stupidaggine. Quale sarà la tua percezione del futuro? Purtroppo in questo periodo ne hanno parlato tantissimi, e come hai detto giustamente tu, direttore, sono state dette anche un sacco di sciocchezze. Secondo me una tra tutte è quella del plexiglass, che sicuramente è stata un'idea partorita da qualcuno che non ha assolutamente idea di che vuol dire lavorare su una spiaggia, di che vuol dire stare su una spiaggia, perché con una soluzione del genere
a parte si morirebbe asfissiati dal caldo in una situazione del genere, ma poi bisogna anche pensare una cosa, bisogna pensare che la vacanza al mare, in linea generale, anche per una questione psicologica, uno va al mare per rilassarsi, uno va al mare perché per godersi il sole, per stare in una sorta di tranquillità, non si può pensare di rinchiudere le persone all'interno di dei box in plexiglass e farli cuocere al sole a 40 gradi. Quindi ci sono state diverse idee fantasiose. Noi qui la settimana scorsa il sindaco in una conferenza stampa ha lanciato delle proposte che possono essere poi delle eventuali soluzioni a quelle che sono le eventualità che ci verrà proposta poi sempre dal governo. Noi sostanzialmente abbiamo proposto, siamo dell'idea che fermo restando il distanziamento sociale, che è la linea direttrice sulla quale ci dobbiamo muovere, abbiamo pensato di, per ovviare a qualunque problema, di istituire le abbiamo chiamate delle sentinelle sulla spiaggia. Ho visto poi in rete che altri comuni hanno fatto delle proposte analoghe, chiamandoli steward, comunque cambia poco il nome con cui vogliamo chiamarle, ma sostanzialmente sono delle figure che dovranno, diciamo, tra virgolette, vigilare sulla corretta, sul fatto che insomma tutti i fruitori della spiaggia mantengono le distanze di sicurezza. Fermo restando che gli ombrelloni ovviamente dovranno necessariamente essere messi ad una distanza maggiore rispetto a quella dello scorso anno. Si parlava inizialmente di 2 metri, poi si parlava di 5 metri, poi si parlava dei famosi 10 metri quadrati. Sono ancora tutte ipotesi. Io voglio far notare una cosa, che l'attuale ordinanza della Capitaneria di Porto locale prevede un distanziamento di 3 metri da fila a fila, di 4 metri da ombrellone a ombrellone. Quindi se uno si fa un rapido calcolo, l'area, il perimetro quadrato all'interno di un ombrellone è di 12 metri quadrati. Ovviamente non viene contemplato il passaggio in mezzo, perché non c'era nessuna emergenza prima, però questo per far capire che gli ombrelloni sono già abbastanza distanziati, non è che sono uno addosso all'altro. Scusami assessore, due cose. Dipende, uno, da quanta gente ci si mette sotto l'ombrellone, perché se pensiamo alla coppietta è un conto, se pensiamo alla famiglia di 8 persone con bambini piccoli è un altro. E poi mi chiedo e ti chiedo, ma dalla spiaggia al mare poi come si controllano le cose? Cioè finché si sta sull'arenile avete, diciamo, tra virgolette, potere, no? Anche potere proprio reale di poter dare delle regole. Ma poi superata l'acqua, lì che succede? Allora, ti rispondo alla prima domanda, direttore, per quanto riguarda l'affollamento, chiamiamolo così, perché l'ipotesi, quella di cui si discute, è quella delle 4 persone nell'ambito dei 10 metri quadrati. Io credo che più di 4 persone, chiaramente io estenderei un pochino di più il discorso, cioè lo farei più per nucleo familiare. Chiaramente esistono anche i nuclei familiari di, come hai detto te, di 8 persone, 7-8 persone, insomma lì bisognerà trovare una soluzione alternativa, però ci sono anche nuclei di 5 persone che è impensabile che 4 possano andare al mare e uno no. Quindi secondo me si dovrebbe un attimino magari rivedere questa cosa del nucleo familiare, mettere ovviamente dei limiti, perché quelli sono necessari, però consentire almeno al nucleo familiare di poter andare al mare tutti insieme. E per quanto riguarda invece la seconda domanda, quella per quanto riguarda l'arenile, in buona sostanza, anche qui noi abbiamo lanciato una proposta e la formalizzeremo chiaramente anche nei confronti della Capitaneria di Porto, perché poi non ci dimentichiamo che responsabile sul tratto della battigia fuma in mare sono le forze della Capitaneria di Porto. E quella, cioè, che il bagnino di salvataggio che deve avere necessariamente delle mansioni, ha delle mansioni, quelle del salvamento. L'idea era quella di, non so se il termine è giusto o meno, però caricare i bagnini di salvataggio di un ulteriore, diciamo, compito, che è quello di vigilare in acqua, vigilare in mare, che i bagnanti rispettino le norme e principalmente il distanziamento sociale. E questa è un'ipotesi, un'idea, chiaramente, ovviamente.
considerando che sul tratto di, sempre secondo l'ordinanza, bisogna coprire un tratto di 100 metri, ogni 100 metri devono essere coperti da un assistente bagnante, e l'assistente bagnante può comunque sia sorvegliare lo specchio acqua antistante, e così come guarda i bagnanti che non affogano, allo stesso modo sarà attento che, al fatto che mantengono la distanza sociale e non ci sia assembramento in acqua. Questa ovviamente, come detto, è un'altra delle nostre ipotesi, è qualcosa che abbiamo lanciato come idea per diciamo, anticipare quale potrebbe essere un'eventuale soluzione, quello che ci speriamo. Certo, si parla per ora solo di ipotesi perché non sappiamo in realtà come il governo intenderà agire, ma non sappiamo nemmeno come si muoverà il virus, purtroppo, quindi chiaramente si va a tentativi. Usciamo un attimo dall'argomento turismo e entriamo invece in un altro argomento che una lettrice ci sta sollecitando, e sicuramente una mamma. Come vi state organizzando per le scuole? Cosa succederà per il prossimo anno per quanto riguarda le scuole, fatte salve le disposizioni governative? Sì. Beh, noi chiaramente anche su questo stiamo aspettando le disposizioni governative. Voglio ricordare una cosa che è successa in questo periodo, perché chiaramente quando sono state chiuse le scuole nessuno sapeva che avrebbero riaperto a settembre, quindi tutti i bambini hanno lasciato i libri a scuola. Grazie all'aiuto delle forze dell'ordine, quindi dei carabinieri, della tenenza dei carabinieri, del commissariato di polizia e dei nostri vigili urbani, tutti i libri che erano stati lasciati a scuola dai bambini sono stati portati a domicilio, in modo tale che i bambini più piccoli anche hanno potuto continuare l'attività didattica a casa con i libri che avevano a scuola. A settembre di apertura bisognerà vedere, ovviamente noi in questo momento purtroppo per le scuole possiamo dire ben poco, se non il fatto sicuramente che adotteremo tutte quelle che sono le misure di sicurezza, e quindi la sanificazione ovviamente preventiva di tutti i locali, come abbiamo già fatto ad esempio nel palazzo comunale, ma la faremo senz'altro all'inizio anno scolastico in tutti i plessi scolastici del comune di Gaeta, e poi la dotazione di tutti i sistemi di sicurezza, quindi se saranno a settembre ancora obbligatorie, sicuramente mascherine e guanti e gel igienizzante per le mani. Senti, vuoi andare tu, Vincenzo, prego? Sì, volevo ritornare un attimo al rapporto con i cittadini. Noi abbiamo vissuto una fase in cui si è fermato tutto, e per fermare tutto abbiamo dovuto rispettare delle regole anche importanti, insomma c'è stato anche all'inizio. Per riattivare tutto ci stanno delle nuove regole che stanno arrivando, altrettanto difficili e importanti. Come ha risposto la sua cittadinanza, i suoi concittadini, come hanno risposto a questo periodo? Si hanno rispettato meno le regole e quindi vi hanno reso la vita un po' difficile o meno? E soprattutto esiste poi sia da una parte questa voglia di riprendere in molti, ma in molti c'è anche la paura, penso che ci sia. Ecco, a voi che cosa vi arriva? Che percezione vi arriva di questo? Allora, guarda, per quanto riguarda il comportamento dei nostri concittadini, devo dire che si sono comportati veramente in maniera esemplare. Come ho detto in precedenza, noi abbiamo anticipato molti di quelli che poi sono stati provvedimenti del governo, abbiamo chiuso le spiagge, siamo stati uno dei primi comuni, credo, ad aver chiudere le spiagge, come anche il parco, quindi abbiamo impedito alle persone di fare la passeggiata sulle spiagge, tra l'altro in delle giornate bellissime di sole con un caldo che sembrava già quasi estate. Però i cittadini l'hanno presa bene, hanno rispettato quelle che erano le nostre ordinanze e quelle che erano le nostre linee guida. Noi avevamo paura per il ponte di Pasqua e Pasquetta, eravamo convinti che tante persone avrebbero trasgredito quelle che sono le regole, tant'è vero che grazie appunto alla Polizia Municipale e al nostro assessore Felice D'Argenzio avevamo messo in campo delle forze, diciamo forze extra,
abbiamo chiuso il collegamento per esempio con Itri, in quel periodo là abbiamo mettendo proprio i blocchetti di cemento sulla strada per impedire le persone che da Itri venivano a Gaeta, perché quella è una zona di campagna dove solitamente Pasqua e Pasquetta con i prati, insomma, si andava a fare la classica scampagnata o comunque dove tante persone avevano le case di campagna. E quindi abbiamo bloccato quella strada, abbiamo fatto volare i droni, e abbiamo fatto dei posti di blocco sia in ingresso da Roma che in ingresso da Napoli, proprio con i birilli, macchina a macchina, a fermare ogni macchina che passava. E praticamente le sanzioni, le multe, le denunce sono state veramente, veramente pochissime. Il 90% delle persone fermate erano regolarmente autorizzate a poter circolare e quindi erano a posto, insomma. Quindi la cittadinanza ha risposto benissimo e non a caso, insomma, i 7 casi che noi abbiamo registrato a Gaeta di positività sono tutti casi, se vogliamo dire, importati, non sono focolai interni, sono tutti casi che vengono da fuori Gaeta, che sono stati portati a Gaeta perché erano persone che risiedono qua ma lavorano fuori. Allora, questo chiaramente è stato possibile solo grazie ad un'attività, una grande attività nostra come amministrazione, ma anche ai nostri cittadini che hanno rispettato le regole. Bene, Giada, so che di nuovo... Sì. Ah, no, prego, prego, assessore, prego. Non vi sento bene, stavo rispondendo alla seconda domanda. Prego. Sì, questa voglia di riprendere, questa paura. Sì. Su questo abbiamo la percezione che ci siano due, se vogliamo chiamarle, linee di pensiero, ovviamente, perché mentre ci sono chiaramente gli imprenditori, che i ristoratori, i baristi, quelli che hanno i bar o tutte comunque sia le attività legate al turismo, che possono essere gli alberghi, i bed and breakfast, gli stabilimenti balneari, che hanno voglia di ripartire, ovviamente, hanno tutti voglia di ripartire, chiaramente rispettando quelle che sono tutte le norme di sicurezza e di tutela, anche perché non ci dimentichiamo che se un albergatore o un ristoratore non rispetta le norme di sicurezza, il primo potenziale danneggiato è lui stesso e i suoi dipendenti, quindi è chiaro che c'è molta consapevolezza in questo, però c'è tanta paura. Ci sono tante persone che conosco personalmente che invece hanno paura di riaprire troppo presto i confini, hanno paura soprattutto delle persone che vengono da zone dove il contagio è ancora alto o comunque sia zone che sono state toccate da numeri di contagio molto alto. E quindi, insomma, noi come amministrazione ci troviamo nel mezzo, perché l'aspetto principale è quello senz'altro della salute pubblica. Il sindaco, come sapete, è responsabile della salute di tutti i cittadini, quindi il nostro obiettivo principale è quello di tutelare la salute dei cittadini. Però allo stesso tempo siamo consapevoli che anche i commercianti, che anche il settore produttivo, il tessuto produttivo della nostra città deve in qualche modo ripartire con tutte le sicurezze, con tutte le norme di sicurezza, ma deve necessariamente ripartire. Bene, Giada, mi pareva che volessi fare una domanda. Sì, volevo partire proprio da un concetto che ho espresso poco fa il vice sindaco. Non ha focolai interni. Secondo lei questa cosa prova a ripetere, che ti sei male? Sentito, scusami. Sì, prova a ripetere. Non sono riuscito a sentire nulla, scusami. Ok, ditemi se mi sentite. Vai. Gaeta non ha focolai interni, come ha detto lei poco fa, giusto? Non ha focolai interni. Focolai interni. Mi sentite? Sì, esatto. Secondo voi in questo vi ha premiato la capacità del sindaco Mitrano di anticipare quella che poi è stata la scelta della regione per la città di fondi, ovvero di blindare Gaeta in qualche modo rispetto alle città limitrofe? Sì, io ne sono assolutamente convinto. Se noi non avessimo anticipato molti di quelli che sono stati i provvedimenti poi messi in campo, probabilmente oggi stavamo parlando di una situazione diversa
Adesso non è che voglio, chiaramente io sono un pochino di parte, però c'è da dire che anche in questi giorni, in questi 2 mesi quasi ormai, che so, il sindaco è al lavoro costantemente, quotidianamente, sempre più in ufficio al lavoro, noi assessori con lui, e quindi insomma abbiamo cercato di non lasciare nulla al caso, ma assolutamente nulla al caso, e credo insomma che i risultati si sono visti. È per questo che tante persone a Gaeta oggi dicono, cioè oggi hanno paura di una riapertura troppo precoce, troppo in fretta, anche perché, come ho detto, tutti questi provvedimenti sono costati alla nostra cittadinanza, ai nostri cittadini, è costato non potersi andare a fare una passeggiata sulla spiaggia di Serapo, e quindi tutti questi sacrifici non possono essere vanificati per una riapertura magari troppo veloce. Ovviamente, come ho detto prima, noi dobbiamo però cercare di sentire anche l'altro lato della campagna, e quindi il tessuto produttivo, anche perché non ci dimentichiamo che tutte le attività produttive di Gaeta al loro interno hanno dei dipendenti, che attualmente sono chi è più fortunato in cassa integrazione, ma chi non lo è attualmente è completamente disoccupato. Cassa integrazione, che ricordiamolo, non è arrivata purtroppo ancora. Non l'ho sentito. La cassa integrazione, purtroppo lo dobbiamo ricordare, non è quasi arrivata a nessuno. Mi sentite? Pronto? Voi sì, mi sentite? Sì, sentiamo bene. Sì. Sento Vincenzo. Sì. Allora, non so cosa dire. Allora ripetila tu. Allora vado io con una domanda. C'è un problema che si è posto, che è soprattutto quello di raggiungere le persone che stanno maggiormente in difficoltà, con i contributi spesa, la distribuzione dei pacchi, no? Ecco, come vi siete organizzati? Quali sono state le vostre scelte in merito? E soprattutto, qual è stato il contributo e il ruolo che ha avuto anche il mondo dell'associazionismo insieme a voi? Sì, allora, l'associazionismo ha avuto un ruolo importante. Non ci dimentichiamo, come ho detto fin dall'inizio, che le mascherine sono state prodotte da un'associazione a titolo assolutamente gratuito, mentre invece per quanto riguarda gli interventi per le fasce deboli sono stati una serie di interventi. Io prima anche ho ricordato soltanto i buoni spesa e i buoni pasto, ma in realtà è un ventaglio ben più ampio di interventi. Ad esempio, tra gli interventi ci sono anche gli interventi quelli più, diciamo, piccoli di prossimità, che sono ad esempio il kit per la scuola, come quelli, diciamo, chiamiamoli più importanti, che sono anche l'assistenza alle persone che hanno disagi, le persone che hanno figli con disabilità gravi all'interno del nucleo familiare. Quindi sono stati diversi gli interventi. Senti, assessore, mi senti adesso? Sapere qualcosa in particolare? Perché non ho sentito benissimo. No, il discorso era sull'associazionismo, cioè sul fatto di come le strutture pubbliche come quelle di un comune possono interagire con i privati. Mi sembra che sento solo Vincenzo. Adesso è Angelo che parla. Sì, però non mi sente, mi sa. Poi riferimi te allora, Vincenzo, perché evidentemente ha qualche problema con la tua linea. Direttore, sì. Non ti sento, direttore. Vogliamo provare a riprendere. Sì, sì, si parlava di questa importanza del ruolo dell'associazionismo che ci hai detto, e rispetto ai buoni spesa e alla distribuzione, parliamo come siete organizzati, quanti punti ci sono di raccolta, se riuscite e avete la sicurezza di raggiungere tutti. Sì, ma come punto di raccolta, sì, allora abbiamo fatto, come detto, una manovra molto molto importante, ma importante sotto il punto di vista dei numeri, ovviamente, perché 600.000 euro da comunale per un comune di appena 20.000 abitanti è una manovra, vi assicuro che è una manovra enorme, anzi voglio usare la parola che ha detto Conte in conferenza stampa, è una manovra epocale quella che abbiamo fatto anche noi nel nostro piccolo, è una manovra epocale. Come punto di raccolta ci siamo affidati al centro Caritas, fermo restando che poi abbiamo l'ausilio della Croce Rossa per quanto riguarda i buoni spesa, e abbiamo avuto costantemente anche l'aiuto e l'ausilio della Protezione Civile per quanto riguarda tutte queste iniziative. Provo a riparlare, mi senti adesso?
Sento. Bene, allora riesco a farti la domanda. Senti, siccome uno dei problemi purtroppo in questo momento, oltre, l'abbiamo detto tante volte, oltre al problema sanitario, è il problema di soldi, di mancanza di soldi, soprattutto per le aziende che non hanno più lavorato da un paio di mesi. Tu hai un assessorato molto delicato e molto importante in questo senso, che è quello dei finanziamenti europei. Noi tutti i giorni sentiamo parlare dalle televisioni nazionali di fiumi di denaro che dovrebbero arrivare in qualche modo sulle nostre coste, ma non si capisce bene né quando arriveranno né come fare. Ecco, il comune in questo, il tuo assessorato in particolare, può interfacciarsi, può creare una task force, va tanto di moda adesso, locale, per aiutare gli imprenditori a chiedergli questi soldi europei che in qualche modo arriveranno tramite finanziamenti, tramite bandi, tramite qualcosa simile. Certo, ma direttore, noi in realtà questa cosa l'abbiamo fatta appena abbiamo avuto il sentore che in Europa qualche porta si stava aprendo nei confronti delle piccole e medie imprese. Il problema è che tramite i nostri referenti, e sia al Parlamento europeo, ma sia anche in Regione e al Governo, ad oggi non siamo riusciti ancora ad avere una risposta su come realmente questo trasferimento, queste cose si riescano poi effettivamente a fare. Noi nel nostro piccolissimo siamo riusciti a dare diciamo una risposta, anche perché questo è un tema molto controverso, perché in buona sostanza abbiamo fatto quello che ha fatto il governo su scala nazionale, noi l'abbiamo fatto in piccolo a Greta, con la differenza che noi l'abbiamo fatto già da circa 3 settimane, cioè sostanzialmente abbiamo fatto un accordo con un istituto bancario, abbiamo fatto una manifestazione di interesse, ha risposto un istituto bancario e ha messo a disposizione la cifra di 6 milioni di euro. Con questi 6 milioni di euro eroga dei prestiti, dei finanziamenti della somma di 10.000 euro alle aziende che hanno la sede sociale a Gaeta, e tutto ciò che riguarda gli interessi, il costo di avviamento della pratica e tutti i costi accessori sono pagati dal comune di Gaeta. Quindi è un prestito a tasso zero, rimborsabile in 3 anni con un preammortamento di 12 mesi. Ho detto che questo è un tema un pochino controverso, perché ci sono due, come sapete, anche a livello nazionale, due ordini di pensiero. C'è chi dice che lo Stato non deve prestare i soldi per poi far pagare le tasse, c'è invece chi invece di questi 10.000 euro ne ha veramente bisogno e quindi ne ha anche la necessità. Io posso dire una cosa, che è l'esperienza che stiamo vivendo qui a Gaeta. 10.000 euro in questo momento sono una cifra importante. E lo dimostra il fatto che su circa 1.000 partite IVA che abbiamo a Gaeta, più della metà hanno fatto richiesta di questo finanziamento. Quindi anche su questo, come vi ho anticipato, ci sono state abbiamo avuto delle critiche, perché molti commercianti ci hanno detto che invece di far prestare i soldi dovevamo abbassargli le tasse e cose varie. Sono due cose ben diverse. Noi non abbiamo prestato i soldi per far pagare quelle tasse, abbiamo semplicemente dato un'opportunità, è l'opportunità di avere un prestito senza nessun costo e restituirlo a partire dal prossimo anno. Speriamo che dal prossimo anno questa situazione sia terminata e inizieremo a cioè, avremo una vita normale così come era prima. Fermo restando che ho detto, io non credo che questa sia la soluzione di tutti i problemi, non lo credevo quando l'abbiamo fatta noi come comune questa manovra e non lo credo a livello nazionale con la manovra che ha fatto il governo, cioè quella del prestito di 25.000 euro. Non è la soluzione di tutti i problemi, è un qualcosa, è una piccola mano tesa nei confronti degli imprenditori. Il problema è un altro. Come dicevo, abbiamo detto all'inizio della trasmissione, il comune è come se fosse una piccola impresa. Se non ha entrate, perché non ha entrate, così come il comune di Gaeta, anche altri comuni, non può in nessun modo aiutare gli imprenditori con le tasse o con altre manovre. In questo caso, purtroppo, non vorrei fare della demagogia, ma purtroppo in questo caso, in questo momento storico, serve una mano concreta del governo. Serve un aiuto reale ai piccoli comuni, alle amministrazioni e agli imprenditori, perché altrimenti difficilmente usciamo da questa situazione di impasse.
Senta, prima ci ha detto di questa vostra capacità di avere anticipato con delle ordinanze anche un po' le scelte, no, del governo, quindi di aver intercettato, insomma, in questa seconda fase, se può darci delle anticipazioni o dare delle anticipazioni ai suoi concittadini, che cosa bolle in pentola, quali sono le ordinanze che state preparando per questo nuovo avvio? Allora, chiaramente il tema più che in questo periodo va più di moda ovviamente sono le spiagge, la stagione balneare, come sarà la stagione balneare e quali saranno le norme per ristoranti e bar. No? Per ristoranti e bar, vi ho già detto prima qual è la nostra idea per evitare il più possibile di danneggiare queste attività, quindi dargli la possibilità di spazi più ampi all'esterno. Per il settore balneare le idee sono un paio, cioè, fermo restando che il problema maggiore noi lo abbiamo sulle spiagge libere, crediamo che attraverso un sistema di prenotazione riusciremo ad avere un monitoraggio un pochino più puntuale di tutti gli ingressi, tutte le persone che verranno qui in zona. Inoltre un'altra proposta che vorremmo lanciare come amministrazione, questo per quanto riguarda il settore ricettivo, quindi alberghi, bed and breakfast e tutto ciò che è ricettivo, quindi anche appartamenti, è quello di evitare il più possibile il turismo mordi e fuggi e quindi il pendolarismo, chiedendo insomma alle attività di prevedere un soggiorno minimo di 3 giorni, un soggiorno minimo di 3 notti. In questo modo cerchiamo di limitare il più possibile tutti i flussi, il flusso di pendolari. Questa è un'altra delle idee, delle proposte che insomma che bollono in pentola e che porteremo all'attenzione poi dei nostri del settore alberghiero. Senti assessore, siamo in chiusura, l'ultima domanda te la faccio cattiva, così chiudiamo in bellezza. Tu hai anche l'assessorato ai servizi sociali, hai l'assessorato ai lavori pubblici. Allora, due cose, tu prima hai fatto riferimento a Nazionale dicendo i cantieri sono fermi e quindi insomma il mio assessorato da un po' di tempo sotto questo punto di vista sta fermo. Però ti chiedo, così è come andato via. È andato via. Un'altra volta, io sono qui. Continua, ti chiedo. Sì, adesso ti sento perfettamente. Ah. Ti chiedo, così come è stato fatto per Genova, non è che per caso potevate fare qualcosa pure? Cioè, sei tu che c'hai la linea che va e viene, però, assessore. Perché avevo ricevuto una chiamata, ho attaccato. Ecco. Adesso sento. Allora, ti dicevo, così come è stato fatto per Genova, non potevate prevedere comunque dei lavori importanti sul territorio ora che non c'era nessuno per strada? Anche perché se c'è una critica che vi viene fatta è che lavorate molto bene sull'immagine esterna, quindi sul turismo, sul marketing, ma magari un po' meno su quella che è la quotidianità. Ecco, puoi rispondermi? Sì, direttore, l'unica cosa è ho sentito l'inizio e la fine. E mi manca il pezzo centrale della tua domanda. Allora te la ripeto molto velocemente. Così come è stato fatto per Genova, non potevate fare anche voi dei cantieri durante il periodo di stop? Anche perché molti lamentano che c'è una bella immagine all'esterno del comune, ma qualche criticità all'interno. Ho capito. Sì, allora ti rispondo, guarda, allora, noi poco prima dell'inizio della crisi, penso 15 di giorni prima dell'inizio della crisi, abbiamo presentato il piano di investimenti, io e il sindaco abbiamo presentato il piano di investimenti per l'anno 2020, circa 13 milioni di euro di opere pubbliche investite sul territorio. Ad oggi noi abbiamo 6 cantieri aperti, purtroppo bloccati, di opere importanti e strategiche per la nostra città. Attualmente, ti dico la verità, direttore, attualmente con l'ultimo decreto che ha fatto il governo, alcune attività tipo i marciapiedi, tipo alcune attività di lavori pubblici potevano ripartire,
siamo stati noi che per motivi di opportunità abbiamo ritenuto opportuno non farle ripartire ancora. Perché? Perché chiaramente sono i lavori di cui parlo, sono grossi lavori. Le ditte appaltatrici che hanno vinto i lavori non sono ditte locali, automaticamente noi non avevamo la possibilità di verificare gli operai di queste ditte da dove provenivano e quindi abbiamo ritenuto opportuno tenere questi lavori ancora fermi, nonostante potevamo andare avanti. Certo è che questo è un problema, io neanche a fare apposta ne parlavo oggi con il sindaco, perché noi ci potremmo trovare in pieno agosto con la bellezza di 6 grossi cantieri aperti sul territorio cittadino, che questo potrebbe creare grossi problemi anche alla viabilità. Però anche questa volta la scelta che abbiamo fatto è stata una scelta dettata dalla sicurezza, dal voler essere tranquilli e voler far stare tranquilli la nostra cittadinanza. Non avevamo in nessun modo la possibilità di garantire che gli operai che lavoravano in queste ditte, che venivano da paesi che noi non sapevamo neanche quali erano, e quindi non riusciamo a dare garanzie ai nostri cittadini e abbiamo ritenuto opportuno di tenerli ancora fermi. Adesso aspettiamo questa settimana entrante, perché la prossima settimana il governo ci dovrà dire necessariamente dal 4 aprile che cosa succederà, e stiamo valutando di far ripartire questi cantieri. Chiaramente già stiamo pensando a tutta una serie di precauzioni che i titolari dei cantieri dovranno avere, quindi misurare la febbre ogni giorno a tutti i dipendenti, farci sapere preventivamente la provenienza, da dove vengono, con che mezzi vengono e tutto quanto, insomma tutto ciò che bisogna sapere, perché come ho detto noi l'aspetto principale è la salute dei nostri concittadini in questa fase. Perfetto, allora intanto ti ringrazio, ti saluto fra un minuto, è passata l'ora della trasmissione, saluto Giada Nocella che è stata con noi a come dire, stimolare la conversazione con il vice sindaco, saluto Vincenzo Taurino che è il nostro direttore editoriale, saluto sicuramente tutti gli spettatori che hanno contribuito a fare di questa trasmissione un momento informativo e non solo chiacchiere, ma qualche cosa, qualche prospettiva per il domani, e ovviamente ringrazio della disponibilità Angelo Magliozzi e non mi resta che dargli il buon lavoro, perché ce ne sarà tanto di lavoro da fare per risollevare l'economia. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao, grazie.